20 anni di esperienza ed una grande passione per i viaggi ti aspettano nell'agenzia Viaggio e Vedo. Professionisti del turismo organizzeranno, oltre alle tue vacanze, viaggi, liste nozze, crociere, viaggi di gruppo, soggiorni in castelli, escursioni in barca a vela ed agriturismi. Prenota la famosa passeggiata romana a soli 25 euro cena inclusa. Inoltre biglietteria aerea e marittima, alberghi e viaggi per tutte le tasche con pacchetti weekend a partire da soli 99 euro a coppia. Visita il sito www.viaggioevedo.com o segui e commenta sulla pagina Facebook di Radio Vacanze, agenzia Viaggio e Vedo. A Roma, in via Bartolo Longo 1, zona Rebibbia. Telefono 06 410 1680. Viaggio e Vedo, protagonisti del tuo tempo libero. Buonasera, buonasera, bentornati a tutti amici di Radio Vacanze dell'Italia Ascolta il Piave. Abbiamo fatto veramente un bel salto, sono molto contento di essere con voi dopo questa piccola pausa, che noi non ci siamo riposati, però insomma la pausa estiva l'abbiamo passata. Abbiamo sentito l'aeroplano che decollava e il mare che ancora via e viene a battere sulla battigia. E noi sulla battigia ancora lì, come sempre, troviamo il nostro storico Leonardo Malatesta. Buonasera, bentornato su Radio Vacanze. Grazie, grazie a tutti, benissimo. E buona, e buon inizio di settembre. Ecco, sì, buon primo, diciamo, i primi di settembre sono sempre un attimino, no? Con che faccio? Cambia, esatto, i modi di fare vacanze, ma non cambia il modo di andare, magari ancora, no? C'è chi deve partire, c'è chi è tornato, insomma, poi vi farò sentire anche qualche amico che è stato con noi nei nostri villaggi che abbiamo consigliato. Ma prima di tutto con te vogliamo parlare dell'esperienza di quel museo che è aperto e del turismo sulla Grande Guerra. Lasciami però dare i numeri per entrare in contatto con noi: 06 410 1680 e anche WhatsApp al 320 46 87 503, ovviamente la pagina Facebook di Radio Vacanze e le mail gianluigi@viaggioevedo.it. Siamo ben reperibili. E poi, a proprio inizio di trasmissione, due saluti piccoli 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 per metterli, falli con me, al nostro amico Giulio Caudiano e una nostra nuova amica Gaia, che ci ascolta dal Sudafrica, da Johannesburg. Pensa, siamo andati a rompere le uova anche laggiù. Hai capito? Oramai siamo internazionali. Sì. Allora, nostra esperienza, il turismo storico, musei della Grande Guerra, percorsi e quant'altro. Che mi racconti in quest'estate? Come beh, l'hai vista? Allora, innanzitutto siamo ancora, per chi non lo sapesse, certo, un po' smemorato, siamo nel vivo del centenario della Prima Guerra Mondiale, 2014-2018, quindi questo è già un primo, è un evento che l'Italia ricorda per ben 4 anni, certo, e che bisogna valorizzare anche dal punto di vista turistico. Beh, quest'estate sono stato nuovamente in un posto che conosco bene, ormai mi sento a casa mia, l'Alta Valtellina. L'Alta Valtellina, luogo che forse pochi conoscono per un turismo della Grande Guerra, però ahimè ha una bellezza, cioè ha un forte della Prima Guerra Mondiale, utilizzato anche nella Seconda, è stato ceduto dai militari al civile solamente nel 1958, il forte d'Ossaccio di Oca, che ha continuamente visitatori da tutta Italia e non solo, che va a visitare questo luogo, che è un luogo della Prima Guerra Mondiale. È vero, noi facciamo questa, ti ricordiamo a tutti che la nostra trasmissione riparterà martedì prossimo. Ma noi siamo andati avanti, mi hai mandato pure all'ufficio storico dell'esercito per prendere i nuovi informazioni. Farà veramente una bella campagna, soprattutto non lasceremo nessuno indietro, come dice sempre. Tanti amici, tanti incontri. Mi spiegavi di quel museo del tuo amico, quello che deve entrare nella radio. Sì.
Allora, esatto, questo è il museo del Forte d'Ossaggio di Oga. Il Forte d'Ossaggio di Oga si trova nel comune di Val di Sotto, siamo vicinissimi a Bormio, Alta Valtellina, a oltre 1700 metri. Questo forte è completamente integro, mancano solamente i cannoni da 120 mm, però in tutte le apparecchiature, cupole corazzate, pernietrici retrattili e anche il generatore, tutto è come era una volta. È all'epoca. Ricordiamo che noi conosciamo bene l'Hotel Marcella a Darfo Boario Terme, dunque chi vuole può anche fermarsi là, sono delle brave persone. Questo, tanto a noi per fare pubblicità non ci paga nessuno, possiamo dire quello che vogliamo, tranquillo. Ne possiamo parlare male, ne possiamo parlare bene, non ci interessa. Se siamo stati bene lo diciamo, se siamo stati meno bene no. Assolutamente, non compriamo. Ecco, infatti ci sarà più tardi con noi Roberto Peschiera del gruppo Gufo No Grazie su Facebook, cercatelo, perché lui ha intrapreso una battaglia sull'onestà delle recensioni che si trovano su TripExit, lo diciamo noi, perché insomma non se ne può più. Se la gente è brava va detto, se la gente non è brava va detto lo stesso, magari dandogli opportunità di migliorare. Senti Leonardo, i tuoi libri sono ormai più che famosi, abbiamo parlato più volte, ma stai scrivendo qualcos'altro? Assolutamente sì, allora sta per uscire vari libri. Un libro fotografico sui forti termini ed austriaci della prima guerra mondiale di confine, certo. Un altro su un tema che pochi conoscono, cioè i piani di guerra italiani contro la Svizzera. Nel 40 l'Italia fece un piano di invasione contro la Svizzera. Esatto, e quindi questo libro uscirà prossimamente in Canton Ticino, perché poi questo piano di invasione elaborato nel 1940, certo, e prevedeva l'invasione sia del Canton Ticino, quindi verso Lugano e Bellinzona, ma anche nel Vallese, e quindi verso il Piemonte, ma anche il Canton dei Grigioni, confine con l'Alta Valtellina. Quindi questo libro sarà proprio, diciamo, una novità sia per l'Italia, ma soprattutto per la Svizzera. Sei una sorpresa, come certamente noi della Rivacanze. Senti, ma l'hai seguita quella novità che hanno fatto ragazzi con le stellette, studenti con le stellette su Facebook, una provincia di Como, hanno fatto un'esperienza di una settimana di vita di Naia, 40 ragazzi hanno fatto le vacanze lì, hanno fatto questa esperienza. Tu lo sapevi? Assolutamente. C'è anche un'esperienza del genere che la chiamano la mini Naia, che hanno iniziato con gli alpini, quindi c'è una specie di campo, diciamo, estivo, ecco, però non un campo estivo così tanto per fare, ma con un programma, certo, per formare questi ragazzi e queste ragazze a una vita comunitaria, di relazione, certo, ma con determinate regole, con determinati valori. È bello, quindi diamo una mano a trasmettere qualcosa in più. Poi con gli alpini la sera a grappa ci avranno, via, sì, al limite vanno a dormire contenti, cioè più di quello non può succedere, esatto. Poco, ma è sicuro, esatto. Intanto salutiamo Flavio Minardi, uno dei bersaglieri artefici di quella esperienza. E io a te invece volevo salutarti ricordando anche l'esperienza del bunker di Montesorate, sempre qui per turismo vicino a Roma, che so che Gregori ha fatto tante visitatori. Allora guardate, soprattutto chi va a visitare Roma, giustamente, con tutte le bellezze che ha Roma, artistiche, architettoniche, paesaggistiche e così via, però a 20 chilometri da Roma, a Sant'Oreste, in questa bella collinetta, vedrete nel paese molto bello da visitare e caratteristico, vicinissimo, ed è questo monte che si dice che, girando la testa, si può anche vedere il profilo di Benito Mussolini, lì c'è, certo, il bunker Soratte, che in oltre 4 chilometri si può visitare sia il bunker costruito, le gallerie come il rifugio antiaereo durante la Seconda Guerra Mondiale, ma poi anche negli anni 70 l'inizio del bunker atomico che doveva ospitare il Presidente della Repubblica con il suo staff. Quindi, e grazie all'associazione Bunker Soratte, che lo sta valorizzando al massimo con varie attività, come lo scorso weekend che ha fatto bunker di notte, cioè visite guidate all'interno del bunker durante la sera, con all'esterno anche il planetario, molto bello, certo, e quindi hanno unito
l'esperienza storica con l'esperienza scientifica, e hanno anche presentato un libro con il gemellaggio tra Bunker Soratte, Museo della Seconda Guerra Mondiale e della Guerra Fredda, con l'unico museo in Italia, anche a livello europeo, sulla Guerra Fredda e sulle basi missilistiche, che è Base Tuono, si trova in Trentino a Folgheria, che è dove è stata ricostruita una sezione di una base missilistica che è stata aperta esattamente 50 anni fa, nel 1966, e che hanno reinstallato i missili, che potrebbero avere anche testate nucleare, e questa struttura è molto visitata, hanno toccato il suo sonno 20.000 visitatori. Mamma mia. E si deve tener conto che Base Tuono non è aperta 365 giorni all'anno, ma è aperta solamente, siamo oltre 1.600 metri, da aprile all'inizio di novembre. Un bel traguardo. Allora, nuovo tipo di turismo, nuova curiosità, ma soprattutto tanta voglia di conoscere. Grazie allora al nostro amico Leonardo Malatesta, e soprattutto ci sentiamo martedì prossimo. Esatto. Ciao Leonardo, ti lascio a con del Liquid Blue dei Magic Moment Prestige. Ciao Leonardo, ancora buone cose. Ciao. Grazie. Ciao. We'll be right back.
Settimane bianche, crociere. Vorremmo dirvi tutto delle agenzie di viaggi Open Travel Network, ma è meglio se venite di persona. Viaggi in Europa, Polinesia. Basta, lascia perdere. Viaggi di nozze, giro del mondo. Basta, hanno capito. Caraibi. E basta, vengono loro. Vieni da Viaggio e Vedo, a Roma, in via Bartolo Longo 1, zona Ribibbia. Radio Vacanze non è ascoltato. Peccato. Sì, è un peccato, grazie a Salvatore Mazza che ci fa sempre se piacere, tiro. Questo è un bravissimo attore, cercatelo su YouTube, Salvatore Mazza, vi farete un sacco di risate, in particolare se volete trovare sketch tra moglie e marito, tra single, sposati. Anzi, a proposito, vi dico questa: lui, la sua battuta, quella più forte, quella più bella, è quella che ti fa sorridere, è la differenza tra la donna single e la donna sposata. Bene, ve lo dico subito. Allora, la donna chiaramente single è quella che torna a casa stanca dal lavoro, stressata, non ce la fa più, eppure sa che a casa l'aspettano i panni, l'aspetta tutto, ed è un veramente incredibile. E perché la trovate sempre magra? Beh, è semplice, perché comunque lei quando entra, che è stressata, va, si avvicina al frigorifero, cosa trova? Trova la margherina, trova la scatoletta di tonno, la piccola insalata, così delusa chiude il frigo e va in camera da letto e buonanotte. Mentre perché la donna sposata invece è sempre in carne, bella, sostanziosa, sorridente? Perché? Nonostante la fatica, ve lo dico io, perché quando torna a casa, nonostante lei sia stanca, sia oberata di pensieri, cosa fa? Va verso la camera da letto, apre, vede quello che c'è dentro e va di corsa al frigorifero. È semplice questo. Bene, Radio Vacanze vi fa compagnia come sempre anche con queste battute semplici, ma ironizziamo veramente tanto, perché sono state molte le nostre telefonate che abbiamo avuto su come sono state in vacanza le persone, in particolare diversi nostri amici come Filippi Alessandro, che addirittura, pensate, questo ragazzo ha vinto la lotteria di Ferragosto e se ne andrà a Positano con una bella, diciamo, fine settimana tutto pagato da Radio Vacanze. Beh, è stato fortunato, è venuto qui a prenotare Viaggio e Vedo, si è trovato, ha preso un biglietto della lotteria e è diventato così molto fortunato, uno dei nostri amici più fortunati. Bene, noi abbiamo tanto da raccontare, abbiamo anche da parlare dell'Egitto, che qui c'ho davanti a me, non vuole intervenire, ma noi lo diciamo. Allora, Laura De Palma la trovate qui con noi il 17 settembre prossimo, qui con tutte quelle cosette belle, molto carine, che voi volete trovare quando andavate al Cairo. Ora c'è lei, ve le porta qui, sarà un mercatino ecosolidale. Siete tutti invitati, ovviamente se venite fuori Roma potete approfittare delle nostre tariffe alberghiere. Se invece state dentro Roma, vedete, tra la zona di Rebibbia e Monte Sagra, vi aspettiamo, ci sarà veramente da stare bene, da conoscere una destinazione. Non ho detto di partire, ho detto di conoscere, è ben diverso ed è una cosa che veramente appaga vedere come queste ragazze hanno a cuore la tradizione delle loro coetanee o giù di lì nella terra del Basso Egitto, sì, perché l'altro è su, l'altro giù, è il contrario. Bene, dopo tutte queste chiacchiere non ci resta che farci un aperitivo alle 19.49 con la nostra amica analcolico della Millionaire Blonde qui su Radio Vacanza alle 19.49, e ricordate che però da domani io sono in ferie, tocca anche a me. Gianluigi vi aspetta subito dopo per parlare di Egitto qui su Radio Vacanze, analcolico blondo. C'è chi gioca a risico, mille sigarette fumate a metà, discussioni sterili, le tue scuse inutili, un'ora di ritardo e mi chiedi come va. Analcolico e il bicchiere sul tavolo, mi racconti storie parlando al telefono,
so, legami al tavolo, scioglimi i capelli, prova a dirmi no. Eppure così semplice non sarò tua complice, né quel soprammobile che sposti come vuoi. Analcolico il bicchiere sul tavolo, ti racconti storie parlando al telefono. Sei metà di un uomo, lo vedo dall'abito. Analcolica, ballo sul tavolo. Mentre tu mi parli, io fisso il telefono. Sei metà di un uomo, si vede dall'abito. Analcolica, spengo il microfono. Analcolico, il bicchiere sul tavolo. Ti racconti storie parlando al telefono. La metà di un uomo, si vede dall'abito. Ballo sul tavolo, analcolico, il bicchiere sul tavolo. Ti racconti storie parlando al telefono. La metà di un uomo si vede dall'abito. Analcolica, ballo sul tavolo. Da oggi potrai ascoltare tutte le puntate di Radio Vacanze e l'Italia Ascolta il Piave in compagnia di Gianluigi Leoni su www.spreaker.com/usermrviaggioevedo. Viaggio e Vedo, protagonisti del tuo tempo libero. Oh, che bello essere protagonisti del tempo libero, che responsabilità. Come diceva il mio amico Roberto Peschiera, buonasera da Milano, come stai? Ciao, tutto bene? Tu come stai? Novità benissimo, allora? Ha sentito, c'è il nuovo amplificatore che manda il segnale della radio anche all'esterno dell'agenzia e praticamente c'ho i pappagalli che mi stanno facendo i segnali di fumo. Basta, basta, troppo alto! No, dicevo, come una volta parlavamo, quando uno, anche se registra un podcast come in questo caso stiamo facendo noi in podcast in diretta, deve comunque sapere che il microfono non è suo ma appartiene alle persone che l'ascoltano e deve fornire contenuti interessanti non per se stesso ma per chi ascolta, giusto Roberto? Esattamente, esattamente come dici. Allora, noi che amiamo il gufetto, diciamo che abbiamo scoperto qualche tripex in più. Possiamo parlarne? Ma guarda, tu sai che io sul problema sono sempre molto presente e molto attivo. In questi giorni sta tornando in auge il discorso delle recensioni comprate e vendute. Come chi sarà interessato ovviamente potrà andare a controllare sulle pagine Facebook di Gufono Grazie, oppure di quelli che lavorano in albergo. Stanno uscendo gravi, grosse polemiche in materia di recensioni comprate, recensioni vendute, classifiche inattendibili. C'è tanto per chi vuole approfondire le proprie conoscenze sulla materia. Certo, è una gran brutta cosa, perché non solo danneggiano tra virgolette l'albergatore, ma danneggiano anche le persone che si appoggiano a quelle recensioni. Esattamente, hai centrato il problema, Gianluigi. Proprio oggi facevo presente a qualcuno che contestava alcune mie affermazioni. Certo. Che in ultima analisi chi è danneggiato in maniera e in misura maggiore è proprio a chi a queste recensioni si affida. Certo. Spesso succede che leggendo si possano rilevare o si rilevino delle magnificenze che poi alla fine tali non sono. Questo vale sia per gli alberghi che per i ristoranti. Certo. Ma adesso dare i numeri, passami l'espressione, sarebbe così un po'
sciocco, no, vabbè, è riduttivo, non ci sono numeri è riduttivo precisi. Poi il Super Enalotto esce sabato, che odiamo a fare oggi, ma anche domenica, anche mercoledì, anche mercoledì, ma tu lo sai che io ho fatto la lotteria di Ferragosto qui con la Viaggio e Vedo con i clienti e ho messo in primo premio un weekend per due persone a Positano, all'Hotel Royal, 4 stelle con trattamento di mezza pensione, e l'ha vinto un ragazzo, un certo Filippi Alessandro, nostro cliente, a cui aveva letto le recensioni su Viaggio e Vedo negative. Dice: adesso io non so più che dire, sono arrivato, ho prenotato, appena vado via pure con Viaggio vinto, ma che devo dire? Era insomma, ecco, come sempre vanno conosciute le cose, è inutile. Ma bisognerebbe regolamentarla questa cosa, è una cattiva fonte di informazioni. Io vedo, certo, che in questi giorni più di una testata giornali, cioè il Libero, il Fatto Quotidiano, addirittura il tuo concittadino d'Agostia ha ripreso questo discorso. Ho saputo, perché qualcuno mi ha informato così al volo, che alle 5 mi pare anche RTL parlava di queste situazioni di recensioni false, di recensioni comprate, di recensioni cancellate a pagamento, ovviamente, e mi sembra molto strano che la gente comune non sia informata su queste situazioni. Purtroppo il dovere nostro sarebbe proprio quello di fare informazione corretta. Esatto, certo, esatto. Certo. Chi vuole legge poi. Certo, accostare chi c'è stato. Io stesso ho mandato in un albergo che non conoscevo, la tenuta Lupo di Paestum, come si Paestum, dice? Sì. E questo ragazzo, dopo aver fatto crociera, ha fatto villaggio, ha detto: Luigi, io non puoi capire come sono stato, ho mangiato da Dio, perché comunque in 5 stelle si mangia da Dio, e loro due persone, 5 notti, hanno pagato 700, no, 900 euro in due, dunque 4,50 per uno. Mamma mia. Dunque ci si può stare, stai comunque in un 5 stelle, cioè basta avere l'indicazione giusta, come dicevi tu, no? Chiaramente bisogna avere le indicazioni giuste e dovremmo essere sicuri che quello che leggiamo sia credibile, sia attendibile, abbia un fondamento di verità, non che non sia l'interpretazione personale di un qualche pinco pallino qualunque. Ma il pinco pallino qualunque, ognuno di noi è un pinco pallino qualunque, però devi essere onesto, devi essere vero, devi essere corretto, e purtroppo ci accorgiamo sempre più che questa correttezza, questa onestà in quel sito è veramente latitante. Ma tanto latitante. Allora, intanto lanciamo i tuoi contatti lì, appunto, su Facebook, sul sito Gufono Grazie. Roberto Peschiera, chiunque vuole testimoniare una sua esperienza può contattarti lì, insomma, ecco. Io su questo argomento, tu sai bene Gianluigi che io sono sempre disponibile, mi fa piacere rilevare che negli ultimi 10-15 giorni le richieste di iscrizione al nostro gruppo sono sempre più numerose, e il che vuol dire che qualcuno sta aprendo gli occhietti, sarebbe una gran bella cosa. Allora noi aspettiamo, glielo diciamo agli amici albergatori presenti sul sito Gufono Grazie, che possono entrare in contatto con la radio e magari parlare della loro struttura in tutto e per tutto, in piena serenità. Così le persone possono scegliere se è adatta a loro oppure no. È meglio dire: guarda, io non ho strutture magari per bambini, però le coppie le tratto da Dio. Questo dovrebbe fare parte dell'informazione corretta, a cui giustamente tutti noi cerchiamo, vogliamo, ambiamo di ottenere. Poi sappiamo che purtroppo non sempre è così. Allora ragazzi, ricordate Roberto Peschiera, Gufono Grazie, e io la lascio con una canzone in tema, una bugia, Millionaire Blonde, è bella questa, mamma mia, là ce n'è più di una, t'assicuro. Ciao Roberto, grazie. Luigi, ciao. Un saluto a tutti gli ascoltatori, ciao. Una bugia, Millionaire Blonde, qui su Radio Vacanze. State con noi, parleremo d'Egitto. Passano facili lacrime, ma non per te.
lo siamo già. Sento che se solo una bugia, voglio lasciare che sia tu a dirla forte, più forte, più forte di me, sempre più forte di me, sempre. Radio Vacanze, Viaggio e Vedo presentano Roma più Roma. Soggiorni da una a tre notti, sistemazioni in bed and breakfast e alberghi scelti da noi, passeggiate romane, tour in Ape Calesino o autostoriche, degustazioni di piatti della vera cucina romana e l'esclusiva possibilità di partecipare agli spettacoli del teatro romanesco Tirso de Molina. Il tutto a partire da 99 euro a persona. Un vero giubileo. Ed il vero giubileo l'ha trovato il nostro amico Alessandro Filippi. Buonasera Alessandro, benvenuto su. Buonasera. Come stai? Ciao, buonasera, tutto a posto, alla grande. Abbiamo peccato che siate rientrati. Abbiamo talmente parlato di te che ti devo far per forza intervenire. Pensa, addirittura ho parlato di te con un mio amico Roberto Peschiera, che è stato ispettore Michelin per 20 anni. Addirittura insomma parlavamo di recensioni giuste o sbagliate, gente che parla così a vuoto dando informazioni magari non veritiere, esatto, e ovviamente questo non aiuta chi deve poi magari scegliere, no? Essere onesti è importante. Senti, come sappiamo, io ti dico, tu sei stato al Valentino Vacanze, siccome il Valentino Vacanze non ci paga per fare pubblicità, ne vuoi parla bene o male, non fa niente, va bene lo stesso. Vabbè, no, male, sono stato benissimo, è un villaggio molto grande, certo non è una struttura tipo moderna o di lusso, però molto bene, è un 4 stelle, ripeto, di grandi dimensioni, ha due piscine con... una di acqua salata e una di con cloro, quindi acqua dolce, e la cosa più bella poi è l'animazione, che è molto soft, che non disturba affatto, ecco, e il ristorante anche si mangia benissimo, pesce a grande quantità, pesce spada, rombo, hanno dato belle pietanze. Hanno dato soddisfazione, bello. Teniamo sempre presente bella che sono comunque 1000 camere, dunque un villaggione se vogliamo. Sì, è molto grande, molto esatto, grande. Esatto, e questo chiaramente è ovvio che per accontentare tutti non sempre è facile. Però presentato bene, nella sua dimensione, in modo che la persona che va sa cosa trova, è sicuramente una cosa importante. No, io com'è, un villaggio, devo dire, buono, molto buono, ottimo. Qualità prezzo molto buono. Accettabile. Senti, stavo raccontando della lotteria di Ferragosto che hai vinto. Conferma. Ah, sì. Bellissimo, bellissimo. Molto fortunato. Non ho mai vinto nulla e è arrivata la fortuna. È arrivata la bello, vacanza, sono contento. È arrivata la vacanza. Mi ha fatto piacere. Sarà in compagnia di un'altra coppia che anche loro hanno vinto un altro soggiorno, perciò, come vedi, okay, le sorprese perfetto. Non finiscono mai. Allora, io ti lascio al tuo lavoro, so che stai lavorando. Grazie. Che, come si sente? Sta veramente, veramente impegnato. Grazie per il minuto che ci hai dato di vacanze. Grazie un a voi. A te, un abbraccio a voi. Ciao, grazie, ciao. Ciao. Allora, chiarissimi amici, come sentite, le persone sono vere, sono quelle che hanno comunque toccato con mano la disponibilità sia della radio sia delle strutture che si propongono qui. Perché l'importante è che voi stiate bene, noi come radio, come struttura, come agenzia, anche per gli altri colleghi agenti di viaggio, quelli che fanno bene questo lavoro, l'importante è che voi stiate bene. Noi cerchiamo, e personalmente mi impegno sempre in prima persona, di dare valore. Siamo i vostri servitori di contenuti.
come quello che faccio immediatamente ora, subito dopo questa bellissima canzone Alma Latina di Van Sorrenti. Parleremo di Egitto. Preparatevi, stavolta è vero, sennò la Laura Di Palma mi caccia via. Van Sorrenti, Alma Latina, state con noi e alle 20.07 su Radio Vaticana. Questa frase, che banale quest'amore, perché da poco è iniziata questa storia mai finita. E so che stai lontana da me e ti immagino Radio Vacanze, in collaborazione con Viaggio e Vedo, ti ricorda che le tue vacanze in montagna sono qui. Hotel Alaska 4 Stelle, Cortina d'Ampezzo, Veneto. Anche noi siamo partner di Radio Vacanze. Radio Vacanze, in collaborazione con Viaggio e Vedo, ti ricorda che le tue vacanze in montagna sono qui. Hotel Les Jumeaux 4 Stelle, Courmayeur, Valle d'Aosta. Anche noi siamo partner di Radio Vacanze. Radio Vacanze, in collaborazione con Viaggio e Vedo, ti ricorda che le tue vacanze in montagna sono qui. Hotel Miramonti 4 Stelle, Corvara in Badia, Alto Adige. Anche noi siamo partner di Radio Vacanze. Hotel Bella Vista a Montecatini Terme. Anche noi siamo partner di Radio Vacanze. Radio Vacanze, in collaborazione con Viaggio e Vedo e Ars Hotel 4 Stelle, presenta Roma in Tours, sistemazioni di 3 giorni e 2 notti presso Ars Hotel 4 Stelle, comprensivo di tour fotografico con autista in Ape Calessino e cena nel ristorante La Zagara in zona San Pietro. Fotografa e gusta i sapori di Roma a partire da 219 euro a persona. Per informazioni chiama lo 06 410 36 36 o 06 410 16 80 oppure vieni in agenzia da Viaggio e Vedo in via Bartolo Longo 1, zona Rebibbia, Roma.
Hotel San Lorenzo e Santa Caterina. Anche noi siamo partner di Radio Vacanze. Mamma mia, quanti amici, che bello! Ci stanno scrivendo dall'Egitto, vacanze egiziane. Ciao Jasmine, ti aspettiamo a Roma il prossimo 17. Già, il biglietto te l'ho fatto io. Come stai? Facci sapere, scrivici dall'Egitto. Un bacio ai bimbi, mi raccomando, soprattutto al tuo maritone, grande esperto, grande egittologo. Adman, grazie, un abbraccio. Ti devo ancora una visita che mi hai fatto fare. Ragazzi, che brave persone, stupende. Le conoscerete qui, sono fantastiche, veramente fantastiche, in particolar modo lui, è veramente un egittologo con, non posso dirvi, però avete capito bene, ne vale veramente la pena. Allora, parlando di Egitto, il paese che ho visitato e sono stato bene ospite più di qualche volta di tanti amici, voglio farvi sentire la nostra amica Sabrina, che ha parlato della manifestazione del prossimo 17 settembre. Ascoltatela e poi facciamo due chiacchiere noi, così vi spiego il motivo di questa nostra trasmissione. Buonasera, per prima cosa vorrei ringraziare Gianluigi per lo spazio concesso questa sera in radio. Da dove iniziare? L'Otus Eco Solidale è una società nata dall'idea di tre amiche d'infanzia, ma partiamo dall'inizio. Una delle socie, Jasmine, proprietaria dell'agenzia Viaggi Vacanze Egiziane, promotrice insieme all'agenzia Viaggio e Vedo, che ci ha gentilmente offerto lo spazio che ospiterà l'evento sabato 17, è anche con lei che ha dato vita per prima al progetto solidale su cui poggia Lotus. Infatti, Vacanze Egiziane si occupa non solo dell'organizzazione di viaggi standard verso l'Egitto e la Giordania, ma anche dell'organizzazione di viaggi solidali verso mete poco turistiche del Sud Egitto e delle oasi. Viaggi che permettono al turista di venire a contatto con i luoghi più remoti e sconosciuti dell'Alto Egitto. E proprio durante questi viaggi i turisti possono ammirare e comprare vari prodotti alimentari e cosmetici venduti direttamente da produttori locali. Ebbene, Lotus nasce per portare a casa vostra quei prodotti altrimenti relegati ai pochi privilegiati turisti occasionali. Sono prodotti alimentari e cosmetici, 100% naturali ed ecologici, e soprattutto solidali, ovvero prodotti realizzati a mano da contadini delle oasi, senza sfruttamento di minore, di animali, e cosa più importante, prodotti esclusivamente vegetali, e quindi utilizzabili per lo più da chiunque. Parliamo di prodotti di altissimo livello, sia dal punto di vista qualitativo che nutrizionale. Da noi potrete trovare, ad esempio, la vera melassa egiziana, estratta a caldo dalle canne da zucchero, totalmente priva di additivi e conservanti, ottimo sostituto del miele anche per i diabetici, è ricco di minerali tra cui spicca il ferro, quindi un prodotto altamente consigliato a chi soffre di anemia. Ma non solo, siamo tra pochi importatori di spezie, tra cui la moringa, detta anche pianta miracolosa, per le sue molteplici proprietà che le garantiscono un eccezionale potere antinfiammatorio. E poi ancora le buonissime tisane d'erbe, tra cui il fieno greco, il carcadello, zenzero, e ancora semi, tra cui il famoso e quasi introvabile sesamo rosso o grano verde. Tra cosmetici invece potrete trovare gli oli essenziali di lino e cumino e la meravigliosa spugna vegetale Luffa egiptiaca, e questo solo per menzionarvi alcuni dei nostri prodotti che potrete provare di persona sabato 17 settembre. Noi saremo lieti di aspettarvi con tanti assaggi del nostro ricco buffet, con il nostro mercato e i nostri sorrisi, sperando davvero di vedervi arrivare numerosi. Chiudo ringraziando ancora Gianluigi e la sua splendida iniziativa, che forse ci permetterà di far conoscere e apprezzare prodotti dal nome magari poco conosciuto, ma i cui benefici sono da anni, anzi secoli, riconosciuti. Basti pensare che gli stessi faraoni utilizzavano quello che oggi noi importiamo, direttamente dall'Egitto a voi, senza alcun tipo di intermediario, dal contadino alle vostre tavole. Alessio. Dimmi Gian. Ma l'hai sentito l'ultima novità di Radio Vacanze? No, sono quattro volte che te lo dico. Eri andata all'odorino, eh? No, è un attimo, una volta voglio sentire pure io. Stai ascoltando Radio Vacanze, solo pure emozioni. Eh sì, solo le pure emozioni. Perché quando verrete qui sabato 17, ricordo, in via Bartolo Longo 1, la sede della radio, troverete appunto un salto di 5.000 anni nella storia dell'Egitto.
ovviamente ci saranno molte sorprese, tra cui Cinzia Iorio, la mia e vostra archeologa, veramente brava, una chicca, una donna che parla inglese, francese, greco antico, latino e greco moderno. Praticamente parlare con lei, io dico sempre salute ma Socrate, perché c'è poco da dire, però ecco, spiegherà anche la presenza egiziana a Roma, ci racconterà appunto questa antica civiltà, questo mix che poi torna sempre in auge la nostra realtà. Dunque vi aspettiamo, loro sono veramente veramente brave e ne vale la pena. Ora voglio farvi sentire subito dopo una bellissima canzone, Paris, che ricorda Parigi, un altro amico di Radio Vacanze, l'ammiraglio Massimo Carfagno, che praticamente anche lui con i suoi ragazzi li porterà in viaggio, ma soprattutto per gli amici che sono tifosi della Lazio ci sarà anche una sorpresa. Allora noi andiamo qui parlando del Parigi con il nostro amico, si accende la macchina, Massimo Carfagno, state con noi qui su Radio Vacanze per parlare della Lazio. Your love turns to obsession. Your love stars in the never rain.
Questo programma vi è offerto da Ars Hotel Roma. Anche noi siamo partner di Radio Vacanze. Eh sì, sono anche loro partner di Radio Vacanze, in particolare la direttrice Paola, carissima amica, e soprattutto è anche lei una persona di valore, ha ancora i suoi passeggeri. Allora, io volevo appunto parlarvi di questa esperienza che abbiamo fatto quest'anno con l'ammiraglio. Lo abbiamo portato i ragazzi a Parigi, appunto, eccolo per questa la canzone, li abbiamo portati a Livorno, insomma, questi ragazzi che sono dal 2005-2004 fino a, appunto, ai più grandini, e loro li accompagnano in un percorso di formativo nei loro viaggi, il viaggio della vita, e l'ammiraglio Massimo, per tutti gli amici ormai, li accompagna. Sentite l'intervista che abbiamo fatto per gli amici laziali ieri proprio al campo Maestrelli, che ha visto grandi giocatori. Ma sentite ancora che cosa abbiamo fatto. Ciao a tutti da Gianluigi, Radio Vacanze. Oggi ci troviamo a Tor de Guinto, il campo sportivo della Marina Militare, con l'ammiraglio Massimo Calvagno, fino appunto nella zona di Tor de Guinto a Roma, dove si è anche allenata la famosa Lazio dei bei tempi, insomma, ecco. E ricordiamo che serve soltanto oggi a trasmettere il valore ai ragazzi nella vita, questa è una cosa importante, il messaggio lo trasmetti tu, insomma, ammiraglio, come raccontiamo un po' questa avventura della... Beh, propriamente noi ci chiamiamo ASD Navy Juniors e rappresentiamo, diciamo, i giovani virgulti, i figli di militari appartenenti alla Forza Armata, ma anche di altre Forze Armate, o comunque di qualsiasi persona che voglia diciamo entrare a far parte di questa famiglia. E questo è il nostro sesto anno di attività, e quest'anno nella fattispecie per cercare di migliorare dal punto di vista di formativo e soprattutto dal punto di vista proprio di crescita dei ragazzi, sia dal punto di vista calcistico ma anche di formazione culturale e anche comportamentale, abbiamo chiesto ad un personaggio che ha fatto, diciamo, anni di gavetta nella Lazio, e quindi nella Lazio, diciamo, che conta in Serie A, di poterci dare una mano per poter ottenere quello che ho chiesto. E chi hai portato? E questa persona è Renato Miele, ex giocatore della Lazio degli anni 70, se non vado errato, 70-80. Degli anni 80. No, troppo indietro, degli anni 80. Diamo il microfono allora al nostro amico, così che magari ci dice qualcosa in più. Allora, spirito, conservazione, valori, soprattutto voglia di fare. Sì, innanzitutto è una grande passione, perché per trasmettere quello che uno ha imparato nella vita ai ragazzi ci vuole molta passione, molta pazienza, molta comprensione, e questo sicuramente uno prova a mettercela, anche se oggi i giovani di oggi hanno molte distrazioni, hanno molte tentazioni, e concentrarli su un progetto non è facile, però la sfida è questa, cioè anche tentare di farlo. Molti si arrendono, io nonostante abbia giocato negli anni 80, quindi sono ancora meno rimbambito di quando erano gli anni 70, ci proverò a dare una mano, quantomeno a dare qualche consiglio su quello che effettivamente ho provato anch'io alla loro età, e quindi di aiutarli nella loro crescita e valutare insieme le cose migliori da poter trasmettere a questi ragazzi per farli migliorare e soprattutto per procurargli un po' di entusiasmo. Certo. Allora, possiamo dire così, in conclusione, qui appunto dal centro sportivo, perché mentre noi chiacchieriamo ci sono i ragazzi che chiaramente sono sotto osservazione del mister, diciamo generazioni precedenti che controllano il viaggio dei ragazzi delle generazioni del domani. Questo penso che sia corretto. Sì, soprattutto persone che hanno al cuore, diciamo nel cuore, la volontà di far sì che questi ragazzi crescano nel bene, soprattutto in una logica di vita che a volte non è quella attuale. Allora, grazie a tutte e due, questo è soltanto il podcast di presentazione, perché come sapete Radio Vacanze ha dato spazio all'associazione della Marina Militare Navy Junior, giusto, stavolta l'abbiamo detta bene, e tu potete seguire tutti i podcast proprio su questa emittente. Ciao e grazie a tutti. E vai al ritmo del Calipso di Barbados. Facciamo ballare alle 20:26, abbiamo 4 minuti, dai. When I think about my land, it's so hard to understand where we is and where we come from. Cause it couldn't be the plan of those given the command, the leaders of relation. Cause from freedom we are
just go drift away. Devo dire che il suo ritmo, la sua musica ti coinvolge fin dal tuo arrivo a Bridgetown. Allora, intanto non stiamo a Bridgetown, ma possiamo venire a Villa Ada, questa bellissima villa di Casa Savoia, lasciataci in eredità per il concerto di fine estate. Ci saranno tanti, da domenica 11 settembre qui a Roma Incontro al Mondo è previsto appunto un concerto di tra gli ospiti, appunto tutta musica d'autore, poi bellissima nel contesto, c'è Carmel Consoli, Max Zazzè, Nicolò Fabbi, Daniele Silvestri, Marina Rei, dalle ore 19.30 in via di Ponte Salario. Questo è uno dei tanti concerti. E ancora dal Parco della Musica al Monte, grande sabato 22, e anche qui è Paolo Conte ti aspetta all'auditorium. Io dico sempre che i biglietti, perché per lo spirito che ha Radio Vacanze, non li cestinate, perché possono valere come buoni sconto qui da noi. La cultura non ha prezzo e anche in questo ci vogliamo distinguere. E a dicembre 4 date per Renato Zero, addirittura veramente cominceranno i Pooh il 4 e poi ancora i Motà il 9 e l'11 e Lisa il 19. Quanta bella musica noi amiamo farvi conoscere qui a Radio Vacanze. Bene, io sono stato contento, è stata veramente una ripartenza alla grande, e con tanti amici e con nuovi e di nuovi, esatto, e anche vecchi, tra virgolette, passateci il termine. Voglio salutare tutti, in particolare chi mi ha imparato a fare questo, questo mestiere, Giulio Gaudiano, e non solo, via, diciamo così, per non offendere nessuno. Ciao a tutti, alla prossima da Gianluigi, Radio Vacanze. Hai ascoltato Radio Vacanze, un programma ideato e condotto da Gianluigi Leoni a cura della Viaggio e Vedo, che vi dà appuntamento a mercoledì prossimo su www.radiovacanze.com.